Il pluricampione Marcello Faciponte non finisce mai di stupire. Ai recenti campionati che sono svolti a Rimini ha ottenuto due importanti risultati, campione italiano e poi campione mondiale, record di campione mondiale. Sì, in questa kermesse del Rimini, diciamo sabato, il giorno 1 giugno, si è disputato il campionato italiano WDFPF, ci tengo a precisare, una federazione che fa test antidoping, quindi doping free, quindi dove veramente viene fuori il valore dell'atleta. Sono riuscito a fare due record, uno nel senior, quindi è over 40 come record mondiale, quindi oltre 40 anni di panga. È stata una bella, diciamo, soddisfazione, perché comunque superati i 40 anni non è facile mantenere certi livelli ancora. Fortunatamente con qualche sacrificio in più e un'alimentazione ben curata si riesce. Quanto hai sollevato in entrambi gli eventi, Marcello? Il peso alzato è di 227 kg e mezzo, considerate le condizioni meteo, perché c'era un'umidità altissima e lo stress anche del viaggio che è stato fatto proprio cioè vicino alla gara, diciamo che veramente mi riempie di soddisfazione. Un palmarès tuo che si arricchisce notevolmente ancora di più. Sì, ormai siamo a 14 campionati italiani vinti, 4 campionati mondiali e naturalmente campionati regionali e Sud Italia non le contiamo più. Però io voglio dire una cosa, io ho ancora dei progetti molto grossi che spero di realizzare e per scaramanzia non voglio dire, e quindi mi riservo per questi progetti e voglio raggiungerli, quindi speriamo di portarli a galla quanto prima. Di questi successi ottenuti, qual è quello che ti ha maggiormente gratificato? Ma ogni gara è un'esperienza, è una sensazione sempre diversa, perché nonostante magari uno possa vincere la maggior parte delle gare, è sempre una storia a sé, quindi la soddisfazione è sempre, per le persone che magari sono non addette ai lavori, sembra la stessa cosa, ma per noi atleti è uno stimolo, è un'adrenalina, è una cosa che è inspiegabile. No, tra l'altro dopo la gara si è stanchi, ma più motivati a continuare, quindi lo sport agonistico è veramente molto bello, specialmente per me che ho raggiunto questi risultati.